Francesco Russo prosegue nella presentazione dei candidati che andranno ad ingrossare le file di Punto Franco, arrivando direttamente dalla società civile. In alcuni casi, va detto, si tratta fondamentalmente della conferma di rumors che da tempo circolavano fra addetti ai lavori e giornalisti. Non stupisce, sotto questo aspetto, la presenza, accanto al candidato del centro-sinistra, dell'avvocato Alberto Pasino, presidente di Trieste 2030, e di un altro esponente del movimento, Floriana Zennaro, specialista in radiologia. Alcuni esponenti di Trieste 2030 entrano in Punto Franco. Questo vuol dire che andiamo oltre gli schieramenti del passato per un'idea di città più ambiziosa. Abbiamo convenuto sull'opportunità di dare spazio all'interno del programma di Punto Franco ad alcune idee, quelle più caratterizzanti di Trieste 2030, insieme a un altro paio di questioni che vogliamo assieme risolvere per valorizzare adeguatamente il contributo che Trieste 2030 può dare alla campagna elettorale di Francesco Russo. Certamente la sua visione della città è molto simile alla nostra, basta pensare all'idea di avere una forte progettualità per il riuso di Porto Vecchio. Abbiamo parlato con tutti i gruppi che si presenteranno alle prossime elezioni e alla fine Punto Franco è stato sicuramente il gruppo che si avvicinava di più al nostro pensare e sentire. L'istituzione dell'assessorato all'economia del mare, di un comitato di indirizzo per la promozione del Porto Vecchio, il porto quale motore della rigenerazione di una zona periferica a ridosso del Porto Nuovo, l'infrastrutturazione delle direttrici porto-retroporto, un nuovo piano della mobilità, Trieste città d'idrogeno. Sono questi i punti programmatici di Trieste 2030 attorno ai quali è andato rafforzandosi l'accordo con Russo. Russo, dal canto suo, vede nell'impianto stesso della sua campagna elettorale una sorta di attrattore nei confronti di fasce importanti della città. Questo stile nuovo di fare politica che guarda alla concretezza delle cose, che non si perde dietro gli slogan nazionali dei partiti, ma dà risposte concrete al futuro economico dei nostri giovani, delle periferie, anche della sicurezza se vogliamo, con uno sguardo che davvero va oltre le polemiche del passato.